Buongiorno a tutti. Oggi affrontiamo più che una riparazione, quella che è stata un'odissea per riparare questo alimentatore da 24 volt 3 A. Con l'occasione vedremo anche il funzionamento e la diagnosi di qualsiasi alimentatore switching. Venite con me. Quando si effettua la riparazione di questi alimentatori, la prima cosa da fare è osservare attentamente in cerca di eventuali componenti visibilmente guasti, bruciati o forati per trovare eventualmente qualche cortocircuito. Analizzeremo anche lo schema elettrico punto per capire il funzionamento di ciascun componente rilevante. Prima cosa andiamo a testare l'alimentazione fornendo 220 volt in ingresso e con il tester sulla portata di voltometro andiamo a misurare la tensione in uscita. Abbiamo 0 volt, quindi questo alimentatore è chiaramente sicuramente guasto. Dall'esame visivo osserviamo che c'è un fusibile principale che è chiaramente saltato, presenta infatti segni di bruciatura, segno che c'è un cortocircuito a valle da qualche parte in questo alimentatore. Vediamo di scoprirlo insieme. Tester su continuità diodi, verifichiamo che il fusibile sia interrotto. Ah sì, questo fusibile è chiaramente interrotto. Per meglio capire e diagnosticare il guasto, andiamo a studiare lo schema elettrico. Si tratta di un classico schema alimentatore switching con trasformatore switching e MOSFET di commutazione. In particolar modo, all'ingresso della 220 troviamo subito un termistore da 10 ohm a freddo, che serve a limitare all'accensione la corrente assorbita dal grosso condensatore elettrolitico di livellamento posto dopo il ponte raddrizzatore. A seguire troviamo un condensatore di filtro particolare denominato CX1, una componente del filtro antidisturbo insieme alla doppia induttanza di filtro. Tutti gli alimentatori switching, infatti, producono alta frequenza e il rischio è che questa si riversi all'interno della nostra rete domestica. Lo scopo di questo filtro antidisturbo è proprio quello di bloccare questa radiofrequenza. Questi due componenti raramente si guastano. A guastarsi spesso, invece, è il ponte raddrizzatore successivo composto da quattro diodi di raddrizzamento. Questo ponte trasforma la corrente alternata in continua e quindi ai capi del condensatore elettrolitico di livellamento avremo circa 320 volt in corrente continua. Questa tensione serve ad alimentare l'integrato oscillatore switching che pilota il MOSFET di commutazione switching che energizza con i suoi impulsi il trasformatore switching sul primario. Nella fase di avvio, essendo il MOSFET ancora spento, parte di questa tensione di 320 volt serve per alimentare il piedino 3 dell'integrato switching e per avviarlo all'oscillazione. Una volta acceso questo oscillatore, verrà energizzato il MOSFET con questi impulsi dell'ordine di qualche kHz, MOSFET che andrà ad energizzare il primario del trasformatore e che, attraverso un secondo avvolgimento, andrà a rialimentare l'integrato switching nello stato stabile. Questi impulsi di energia per induzione verranno trasferiti al secondario del trasformatore e raddrizzati da un diodo Schottky doppio posto sull'uscita e livellati dalla rete del condensatore elettrolitico e dell'induttanza di filtro per essere resi disponibili in uscita. Parte di questa tensione viene utilizzata per il controllo di feedback, infatti rientra allo stadio primario attraverso il fotoaccoppiatore che è pilotato da un integrato stabilizzatore TL431, la cui tensione di riferimento è settata dalle due resistenze di polarizzazione poste a destra. Quando la tensione supera i 24 volt stabiliti da queste due resistenze, il LED del fotoaccoppiatore si illumina e fa condurre il transistor dello stesso, che
che riporterà questa tensione negativa sull'integrato oscillatore aggiustando il tiro del segnale di comando del MOSFET, e in questo modo si riduce la tensione in uscita. Tutto questo in un ciclo continuo. Questo è il principio di funzionamento di qualsiasi alimentatore switching. Possono variare alcuni componenti, può non essere presente il chip di switching, ma sicuramente sarà presente il trasformatore, il MOSFET e anche il fotocopiatore e i vari condensatori di filtro. Bene, fatta questa doverosa premessa, vediamo quali sono i componenti che più facilmente si guastano in un alimentatore switching tipico. Innanzitutto il MOSFET di commutazione, che è quello più sollecitato. In secondo luogo l'integrato oscillatore che comanda il MOSFET. In terzo luogo il ponte raddrizzatore che deve raddrizzare la corrente a 220 volt alternata. Qualche resistenza di limitazione della corrente e anche di misura, nonché tutta la componentistica di contorno di questa rete. Quindi il diodo Schottky posto sul secondario che serve per raddrizzare la corrente dell'alimentatore e il fotoaccoppiatore di feedback che cerca di controllare la tensione stabilizzata dal TL431, anche lui può guastarsi, nonché i condensatori di filtro posti sull'uscita che possono perdere la loro consistenza e aumentare il loro ESR impedendo il corretto filtraggio della tensione in uscita. Ognuno di questi componenti può risultare o in cortocircuito o più raramente interrotto. Il fusibile nel nostro caso con il suo cortocircuito ci testimonia che c'è evidentemente uno di questi componenti in corto. Bando alle ciance e procediamo ad effettuare queste misure di cortocircuito, cominciando proprio dal MOSFET per poi andare sull'integrato di commutazione switching e sulla varia componentistica di contorno. Un corto infatti può interessare più componenti contemporaneamente e non escluderei anche alla fine il diodo Schottky di raddrizzamento e i condensatori elettrolitici. Cominciamo proprio dal nostro MOSFET con il multimetro sulla scala di test resistenza. Andiamo a controllare le giunzioni di gate, drain e source. Come c'era da aspettarsi, gate e drain risultano in corto, così anche in corto risultano drain e source. Quindi questo MOSFET modello 20N60 è sicuramente in corto. Per maggior sicurezza andremo a smontare e testare questo MOSFET fuori dal circuito. Intanto però andiamo anche a misurare la presenza di eventuali cortocircuiti sull'alimentazione dell'integrato switching facente capo al condensatore elettrolitico di filtro da 33 microfarad 50 volt. Multimetro in posizione di continuità, andiamo a testare questa alimentazione e anche qui troviamo un cortocircuito che può dipendere o dal condensatore elettrolitico o molto più probabilmente dallo stesso integrato switching. Sperando che sia soltanto un cortocircuito del condensatore elettrolitico, vado ad effettuare alcuni test anche nei componenti circostanti che potrebbero anch'essi essere in corto. Quando misurate un diodo, infatti, potrebbe esserci qualche resistenza in parallelo, come in questo caso da 26 ohm, oppure semplicemente gli avvolgimenti del trasformatore che potrebbero falsare la misura della resistenza e quindi della giunzione del diodo, come anche in questo caso. In generale, la giunzione di un diodo varia dai 0,2 volt per uno Schottky a 0,6 per un diodo normale di raddrizzamento. Prestate anche attenzione a non scambiare delle resistenze di basso valore per dei cortocircuiti. Bene, a questo punto, terminata questa fase di test, vado senz'altro a sostituire il MOSFET e molto probabilmente anche il circuito integrato di alimentazione switching che risulta proprio in cortocircuito. Per la dissaldatura devo svitare il MOSFET dalla sua aletta di raffreddamento.
Tra le due parti è presente un isolamento che serve per isolare l'alluminio dal MOSFET pur mantenendo la conducibilità termica. Vado a dissaldare anche il fusibile ormai interrotto, non più buono, che andrà anch'esso sostituito. Fusibile da 3 A circa, che andrà sostituito con uno dello stesso valore. Con la mia pistola dissaldante ad aspirazione dello stagno automatica vado a dissaldare questo MOSFET 20N60 con 20 A massimi di corrente per 600 V a canale N. Per l'occasione andiamo a ripassare un attimo come effettuare il test di un MOSFET guasto. Multimetro in posizione di continuità sulla portata diodi, andiamo a testare il drain e il source di questo MOSFET che risultano chiaramente in corto. Il MOSFET sano invece presenta una giunzione di circa 400 mV perché in questo momento evidentemente è attivo. Se andiamo a spegnerlo semplicemente andando a porre a massa il gate, vedremo che la giunzione drain source risulta aperta, quindi il MOSFET in questo caso è aperto. Andiamo a riattivarlo con una tensione positiva sul gate e il MOSFET risulta di nuovo in corto, cioè in chiusura. E questo perché la debole tensione del multimetro è in grado di attivare o disattivare il gate. Rifacciamo questo esperimento, quindi dal MOSFET in conduzione vado a spegnerlo sul gate con la tensione negativa del multimetro e adesso risulta aperto, per poi nuovamente riaccenderlo con la tensione positiva del multimetro sul gate e a questo punto il MOSFET risulta in chiusura, cosa che chiaramente non avviene per il MOSFET guasto che risulta perennemente in cortocircuito. Bene, a questo punto andiamo avanti, applico del flussante al microchip switching in cortocircuito che devo sostituire. Aria calda, temperatura di circa 390 gradi, 10 secondi per ciascun lato di piedinatura e posso agevolmente togliere con le pinzette, dopodiché vado con la mia trecciola dissaldante a rimuovere ogni traccia di stagno da queste piazzole. Ma prima di effettuare la saldatura di questo integrato, innanzitutto faccio della pulizia con dell'alcol isopropilico per eventuali residui di flussante e poi decido di sostituire prima il MOSFET 20N60. Ripristino la, diciamo, mica isolante su questo MOSFET, lo riavvito per bene sulla letta di raffreddamento e vado a saldare i 3 terminali sottostanti. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro supporto. Una volta sistemato il MOSFET, è il momento di andare a saldare l'integrato switching con il solito flussante applicato sulle mie piazzole. Vado a stagnarle leggermente ed in maniera uniforme. Prima di applicare il chip dovete sempre fare riferimento all'attacco a forma di U presente sulla serigrafia affinché corrisponda al pallino presente sul chip per il piedino numero 1 di riferimento. Vado ad applicare il mio chip e poi con la solita pistola ad aria calda, sempre a 390 gradi, con l'aiuto delle mie pinzette, dopo circa 20 secondi vado a pressare il chip per favorire l'adesione al circuito stampato. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link degli attrezzi e dei materiali utilizzati nei miei video, cliccando sui quali potrete contribuire al mio canale. Una rapida controllata anche di profilo a queste saldature e siamo pronti per un primo collaudo. Con l'aiuto di questo tester lampadina che ci consente di testare gli alimentatori switching senza far saltare nuovamente il relativo fusibile in caso di cortocircuito ancora presente, vado a testare questo alimentatore in cui ho cambiato il MOSFET e l'integrato di oscillazione switching.
Ricordo che questo tester cortocircuiti è stato oggetto di un mio video precedente, di cui vi metterò il link in descrizione e anche qui in alto, che vi invito ad andare a vedere. Il funzionamento è molto semplice: premendo il pulsante, in caso di cortocircuito si accenderà la lampadina e si salvaguarderà l'alimentatore. Vado ad inserire la corrente 220 volt per vedere se riusciamo a far ripartire questo benedetto alimentatore switching. Una volta inserita la spina, premendo il pulsante, se la lampadina si accenderà vorrà dire che c'è ancora un cortocircuito presente. Incrociamo le dita, inserisco la spina e premendo il pulsante risulta ancora presente il cortocircuito, però stavolta abbiamo salvaguardato il fusibile. Senza perdere ulteriore tempo faccio un semplice test: collego un alimentatore 12 volt all'ingresso della 220 per verificare se c'è il cortocircuito in questa posizione, ed infatti l'alimentatore spegnendosi mi testimonia la presenza del corto esattamente nei pressi del ponte raddrizzatore. Per meglio verificare riprendo il mio tester sulla posizione continuità, andiamo a testare le giunzioni di questo ponte raddrizzatore che evidentemente mi sono sfuggite, ed infatti la posizione esterna è presente la giunzione, quella che va verso il positivo e il negativo di uscita, mentre nella posizione più interna, laddove entra la 220, è presente un valore di giunzione che non dovrebbe risultare. Infatti questa posizione dovrebbe risultare praticamente aperta. Purtroppo in caso di cortocircuiti multipli può accadere che un componente venga trascurato nel controllo. Evidentemente questo ponte raddrizzatore è il responsabile di questo ulteriore cortocircuito. Prendendo ad esempio un ponte raddrizzatore sano, infatti, e andando a testare la parte di ingresso della 220, risulta una giunzione corretta aperta. Ma non perdiamoci d'animo e andiamo a dissaldare con la solita pistola dissaldante questo ennesimo componente di questo alimentatore maledetto, che vado a sostituire con uno avente la stessa piedinatura, le stesse caratteristiche di corrente. E mentre effetto questa ennesima saldatura vi dico che se non avete il tester per cortocircuiti a lampadina potete momentaneamente sostituire il fusibile con un sottilissimo filo di rame delle dimensioni di un capello che svolgerà ugualmente la stessa funzione durante il test. Bene, a questo punto è il momento di effettuare l'ennesimo test con il mio tester lampadina. Su questo alimentatore ho sostituito il fusibile con uno nuovo, il MOSFET 20N60 da 600 volt e l'integrato switching di controllo. In più ho sostituito anche il ponte raddrizzatore. Vediamo se stavolta riusciamo a far funzionare questo alimentatore. Vado nuovamente a collegare la 220, incrociamo le dita per la seconda volta, inseriamo la spina e accendiamo il nostro circuito. Se la lampadina rimane spenta vuol dire che il circuito funziona. Un attimo di suspense, ebbene sì, la lampadina rimane spenta, quindi il mio alimentatore dovrebbe funzionare adesso correttamente. Andiamo a misurare la tensione di uscita premendo il pulsante. Abbiamo 23.7 volt, l'alimentazione è corretta, quindi la riparazione è effettuata. Per maggiore sicurezza vado anche a testare la capacità di corrente collegando in serie due lampadine 12 volt per auto. Collegate in serie con una potenza di 21 watt dovrebbero assorbire all'incirca 1,8 ampere. Con la pinza amperometrica andiamo a misurare questa corrente fornita dal mio alimentatore appena riparato. Diamo fuoco alle polveri e abbiamo 1,8 ampere con una tensione di circa 24 volt. Quindi il mio alimentatore possiamo dire che adesso funziona correttamente. Finalmente sono riuscito a vincere questa battaglia con un MOSFET, un ponte raddrizzatore e un integrato switching caduti sul campo.
Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito vi invito a mettere like, iscrivervi al canale, eccetera, 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 e ci vediamo la prossima volta.